Ancora certi della invincibilità della cavalleria, i francesi mobilitarono 10 divisioni. I loro alleati russi avevano 30 divisioni, alcune di cosacchi della steppa. I tedeschi mandarono in campo 11 divisioni e i loro alleati austriaci altre 11. In totale gli eserciti mandarono al fronte più di 300.000 soldati a cavallo. E questo non soltanto era poco utile sul campo di battaglia, ma anche estremamente dispendioso nello sforzo bellico. I cavalli richiedono cure e assistenza continua. Abbi la massima cura del tuo cavallo, è un dogma della cavalleria. Un cavallo infelice non dà alcun affidamento. A differenza delle macchine, i cavalli richiedono sforzi e fatica anche quando sono a riposo. Producono quantità enormi di rifiuti organici, consumano molto cibo, la razione quotidiana è circa 10 kg di alimenti variati. Alla fine della guerra la Gran Bretagna aveva inviato alla Francia 250.000 tonnellate di munizioni e 5 milioni e mezzo di tonnellate di fieno e avena. Un cavallo ha sempre avuto bisogno di ottime razioni per portare il peso del soldato e l'equipaggiamento da battaglia. Ted Burgess, che nel 1940 partecipava alla campagna di Siria, così ricorda. Ti portavi due coperte, una per il cavallo e una per te, tutte e due sul dorso del cavallo dietro la sella. Avevi il fucile nella tasca destra della sella e la spada nella sinistra. In un'altra sacca portavi ferri e chiodi per il cavallo, anche un secchio per l'acqua, le spazzole per strigliare e la tua gavetta. Avevi anche il cappotto pesante e un sacco a pelo arrotolati. Due borse contenevano il cambio di vestiario e avevi 90 cartucce appese al collo del cavallo e 90 a tracolla. Ti portavi dietro un bel peso. That's perfectly normal. Let's have a quick listen to his heart. Steady, steady, steady. Durante la prima guerra mondiale morirono più cavalli che uomini. Nel solo esercito britannico un quarto dei 900.000 in servizio. 60.000 furono uccisi sul campo da proiettili, bombe e gas. Se il fieno e la paglia occupavano più spazio delle munizioni nei trasporti, i cavalli richiedevano più spazio degli uomini nei treni. 250 vagoni erano necessari per trasportare una divisione di fanteria. 1.000 per una di cavalleria. Un arduo compito era convincere i cavalli a salire sui treni. Nonostante fosse dimostrato che guerra di trincea e cavalleria erano incompatibili, fino al 1918 i generali di tutte le armate tentarono in ogni modo di condurre la cavalleria di fronte al nemico. Si aggrappavano alla convinzione che, aperta una breccia nelle trincee con fuoco di artiglieria e assalti di fanteria, la cavalleria l'avrebbe varcata al galoppo fino alla completa vittoria. Ma in una guerra di trincea era impossibile che la cavalleria arrivasse al fronte. Una divisione di cavalleria in marcia occupava 15 km di strada e doveva rimanere in attesa a quasi 20 km dalle trincee, fuori dal tiro dell'artiglieria nemica. Ma quando nel 1917 l'attacco austriaco sfondò le linee italiane a Caporetto, la cavalleria si trovò vicinissima al fronte. Contrattaccò caricando disperatamente e riuscì a fermare l'avanzata nemica il tempo necessario a trasformare la rotta in ritirata. Un sacrificio totale per un risultato forse decisivo. A Cambrai, nel 1917, i carri armati britannici riuscirono ad aprire una breccia, ma la cavalleria non poté raggiungere il fronte prima che i tedeschi richiudessero il varco. Uh,
Grandi le difficoltà dell'avanzata, ma enormemente maggiori i rischi della prima linea. I cavalli venivano colpiti facilmente da proiettili vaganti e schegge di bombe. Tuttavia, verso la fine della guerra, alcuni reparti di cavalleria ebbero la possibilità di sferrare una carica contro il nemico. Fred Orsonell rievoca un'azione ad Harbonnière. Era terreno mosso, trincee e tutto il resto. Al comandante dello squadrone sembrò di vedere i tedeschi saltare giù da un treno. Ci serrammo alle selle curvandoci al riparo dei colli dei cavalli. Sguainate le spade, partimmo a briglia sciolta. Quando arrivammo davanti al nemico, più o meno erano ancora sul terreno aperto. Sfortunatamente fui colpito alla schiena. Vedevo il sangue venire giù dalla manica e pensavo, mi hanno beccato. E così cominciai a rimanere indietro. Avevo un'idea fissa, come riuscire a scendere da cavallo. Non avevo più forza nel braccio. Riuscii a lasciarlo cadere sul cappotto legato davanti alla sella. Sciolsi il nodo della spada, la lasciai cadere. Mi tirai su il braccio e, naturalmente, fatto questo, svenni. In poche occasioni la cavalleria della Prima Guerra Mondiale trovò lo spazio per manovrare come i cavalieri antichi. Contro i turchi in Palestina, il generale inglese Allenby poté schierare una notevole forza di cavalleria. In passato le pianure della Terra Santa erano state percorse dai carri da guerra ittiti, dai nomadi delle steppe, dai cavalieri saraceni e crociati. Questo reparto di cavalleria combatté per l'ultima volta una battaglia tradizionale. Molti soldati di Allenby erano australiani, fucilieri a cavallo abituati alle armi leggere, addestrati a combattere come i boeri. Appiedati, sparavano come tiratori scelti. In sella erano impareggiabili. Il 31 ottobre 1917 a Be'er Sheba sferrarono una delle ultime grandi cariche di cavalleria della storia. Un veterano, Martin Balsarini, ricorda quel giorno. Poco prima di partire, e partimmo di notte. Quella notte percorremmo 65 chilometri nel deserto, poi ci accampammo di giorno. E di nuovo partimmo di notte e percorremmo 65 chilometri sempre senza acqua. Berseba era il solo posto dove si poteva trovare acqua. Se non avessimo preso Berseba, i cavalli avrebbero dovuto percorrere altri 50 chilometri e non ce l'avrebbero fatta. Quando riuscimmo a partire, i cavalli si lanciarono a un galoppo spredato. Nessuno tentò di trattenerli. Riuscimmo a mantenere l'allineamento come durante una parata. Lo ricordo bene. Era di domenica e ricordo quando arrivavamo. Era domenica. Quando arrivammo non ci trovammo di fronte filo spinato, solo trincee. I turchi erano nelle trincee e ci sparavano addosso. Nella seconda linea aspettavano in piedi fuori dalle trincee e sparavano sopra la testa dei loro compagni. Noi ci trovammo lì in mezzo, chi aveva il fucile sparava da cavallo. I turchi ci sparavano addosso da terra. Molti di noi sparavano con pistole e revolver. C'era un turco steso a terra dietro la trincea. Mi puntava addosso dritto il fucile. E io piantai gli speroni nel cavallo e il cavallo scattò. Il turco sparò e io non so dove andò a finire la sua palla, ma so dove andò a finire la mia, perché il turco era proprio davanti a me. E io gli sparai altri due colpi e io mi trovai molto più avanti. E non durò ancora molto, non ci volle molto prima che si arrendesse. La cavalleria era sopravvissuta molto più a lungo della sua utilità. Ormai il suo tempo era finito. Era giunto il momento di dire addio ai cavalli. Uno dopo l'altro, i reggimenti di cavalleria li abbandonarono. Non sarebbero più avvenuti i grandi massacri di cavalli sui campi di battaglia. Ma la cavalleria non scomparve d'un tratto. For the last time.
In alcuni eserciti, come in quello britannico, dimostrò che poteva adattarsi. Divenne meccanizzata. Si aggrappò ai carri armati con lo stesso entusiasmo una volta dedicato ai cavalli. La Household Cavalry, ultimo reggimento dell'esercito britannico che in pace monta ancora autentici cavalli, durante la Seconda Guerra Mondiale combatté con grande coraggio usando mezzi corazzati. Alla testa del 21° gruppo di armate di Montgomery entrarono a Bruxelles, poco oltre il campo di battaglia di Waterloo, dove i loro antenati avevano combattuto l'antica battaglia. La cavalleria non è morta del tutto, né di nome né di fatto. Molti dei soldati di oggi, dietro la corazza d'acciaio, portano ancora i nomi di dragoni, lancieri, ussari. In questi nomi risuona ancora il richiamo struggente dell'antico rumore degli zoccoli sulle grandi pianure del mondo. Oggi esalta i cuori, allora era un presagio di morte.